Per Settimana Sport siamo con Alessandro Bazzucalupi, allenatore del Mutedo. Allora Alessandro, dopo un primo tempo, diciamo che il San Desiderio ha fatto 3 gol, nel secondo ci avete provato, siete arrivati sul 3-2, però alla fine l'espulsione anche penso abbia pesato, perché forse se non ci fosse stata l'espulsione, magari stavate giocando, forse avreste potuto recuperare. Ma guarda, il primo tempo il San Desiderio si è trovato sul 3-0 senza fare niente, siamo fatti 3 gol noi, clamoroso, purtroppo anche 2 infortuni dell'arbitro sui 2 gol, un fallo di mano incredibile e al limite dell'area, un fuorigioco altrettanto evidente, ma diciamo che questa partita forse rispecchia un po' il campionato, loro durante il campionato hanno prodotto di più e probabilmente è giusto così, il risultato è giusto e la partita l'abbiamo vista tutti, l'abbiamo persa noi, e loro sono stati bravi, sono una squadra esperta, sono stati bravi a sfruttare le occasioni che gli abbiamo regalato, perché comunque poi nel primo tempo, tra il primo e il secondo tempo ci siamo parlati, complice sicuramente anche il 3-0. Che sicuramente li ha un po' fatti scendere di intensità, ma la partita la potevamo tranquillamente riportare in carreggiata come avevamo già fatto col Cadenissi. Purtroppo sul 3-2 si è fatto male Ricky Celano, si è fatto male Stilo, se abbiamo avuto l'espulsione di Chierici, e sul 3-2 io dovevo forse fare la sostituzione subito dopo la punizione, ne avevo la possibilità, non sapevo chi togliere tra Schiano e Vignon in quel momento, perché tutti e due mi potevano dare un qualcosa di diverso, e ho aspettato un attimo, quell'attimo che avevamo la palla noi è stato fatale. Purtroppo anche il 4° gol è roba nostra e è andata così, ma va bene così, è lo specchio dell'annata, non c'è problema, noi siamo giovani e questo è l'inizio di un grande percorso. Alessandro, ci saranno i play-off, però penso che i play-off per i secondi non porteranno a nulla, perché la seconda squadra, visto le retrocessioni che ci saranno dalla Serie D e poi a cascata, non penso non serviranno a nulla. Come li affronterete? Ma guarda, tu dici non serviranno a niente. Io non ho problemi a pensare che invece potrebbero servire, e sinceramente io ogni volta che vado in campo, come ho fatto oggi, sebbene qualcuno magari potrà pensare di no, ho cercato di incitare la squadra per andare alla vittoria. Io ogni volta che vado in campo vado per vincere, se non posso vincere perché qualcuno mi dice che non devo vincere o perché non ho l'obiettivo di vincere, io non vado in campo. Quindi io i playoff li gioco per andare a vincerli, e se serviranno a qualcosa bene, se non serviranno avremo solo vinto. Va bene, ok Alessandro, ti ringrazio per l'intervista e niente, ti aspetto per mangiare un kiwi assieme. No, il kiwi lo mangi te, noi facciamo il terzo tempo con pizza e birra, vino. Se ti fa piacere vieni, perché a me farebbe molto piacere. Quindi comunque vada, al terzo tempo c'è sempre. Ok, grazie Alessandro, grazie, ciao.